Una targa in ricordo del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta, orrendamente trucidati esattamente 30 anni fa dall'esplosione di ben 90 kg di Semtex H sistemati dentro una 126 in via D'Amelio a Palermo. Da ieri visibile all'ingresso del Tribunale di Pescara lato via Tirino, su iniziativa dell'amministrazione comunale e della presidenza del Consiglio Comunale. La cerimonia ha la presenza, tra gli altri, del questore Luigi Liguori, del procuratore capo Giuseppe Bellelli e del presidente del Tribunale Angelo Bozza. Insieme con Falcone hanno rappresentato la storia della magistratura nei momenti sicuramente più drammatici. Abbiamo avuto il terrorismo, e qui la sala è intestata a Emilio Alessandrini, e poi abbiamo avuto la mafia, abbiamo ancora grossi problemi di mafia, e quindi il valore della memoria di queste persone è importantissimo, perché basti pensare che i ragazzi di oggi sono nati molto dopo quello che hanno fatto è la loro morte. Quindi la memoria è un vizio che va continuamente coltivato e ricordato. Noi abbiamo voluto ricordare Paolo Borsellino perché la sua vita è stata spazzata via 30 anni fa insieme alle cinque persone di scorta che l'accompagnavano, però non sono state spazzate via le sue idee. Anzi, le sue idee continuano a camminare sulle gambe degli uomini di buona volontà, delle persone oneste, delle persone libere, delle persone democratiche, di coloro che credono in una società onesta, pulita. E la scopertura di questa targa per il Comune di Pescara è un segno tangibile dell'impegno che tutta la comunità pescarese mette per portare avanti i discorsi, le idee di Paolo Borsellino.